Nel capoluogo umbro i lavoratori incrociano le braccia e scendono in strada per difendere uno dei marchi storici del Made in Italy. Alla Perugina di San Sisto sale la protesta per un piano industriale che prevede un taglio netto di circa un terzo degli operai al lavoro in quella che per tutti è la fabbrica del cioccolato. La protesta comincia con le prime ore del mattino al grido "Io sto con la Perugina", mentre a Roma, al Ministero dello Sviluppo Economico, sindacati e Nestlé sono riuniti in contemporanea per decidere il futuro di questa azienda. Lavoro, lavoro, lavoro! La speranza è quella di un intervento forte del governo che possa portare a una revisione del piano industriale. E sono previsti 364 esuberi. E diciamo che questa è una minaccia che va avanti da anni. Però siamo arrivati proprio al punto che hanno tolto produzioni, hanno tolto impianti e quindi è diventata reale. Io sono circa 31 anni che lavoro in questa azienda, ho fatto per 13 anni lo stagionale e il momento attuale è complicato. Abbiamo perso delle produzioni importanti come caramelle, come biscotti. Accanto agli operai anche il parroco di questa zona produttiva ai margini di Perugia per allargare lo sguardo e riflettere sui temi della globalizzazione. Si stava molto meglio con il cosiddetto padrone di un tempo, molto meglio, c'era molta più capacità di dialogo, di relazione, potevi guardarlo anche in faccia, potevi dirgli anche una parolaccia, potevi anche trattarlo male, ma almeno parlavi con una persona. Adesso con chi parli?